Arianna. Sì. Era Arianna con Ropo Pompom. È uscita dalla doccia. Arianna? Arianna è uscita dalla doccia, sempre bella, sempre brava, fa un disco all'ora, non fa troppi dischi sta. Ecco, quando ho fatto quest'album, io mi ricordo. Non è tuo l'album. Ah, no, non è tuo. Non è tuo. E invece questo che ho stringo in questo momento tra le mani. Ehi! Non essere volgare. Abbiamo un affare tra le mani. È meglio prima il nuovo album di Jay. Prima di entusiasmarci e continuare questa incredibile intervista, sì. Nessuno ha ancora indovinato il rumore della macchina per il premio fedeltà. Lo facciamo sentire ancora una volta. Vai. L'hai indovinato, Max? Cos'è secondo la macchina? Allora, aspetta, diamo un'indicazione. È una macchina, ha detto, eh? Sì. Ha quattro ruote, probabilmente. Devi indovinare il modello della macchina. Allora, il proprietario. È una Lamborghini. No. Il proprietario si ammazza di hamburger, secondo me. Sì. Non è un Hammer. Siamo da quelle parti. Non possiamo dire Renegade. Allora, Ax, ci sono un po' di messaggi, li leggo o. Non so, sei tu il capo. Allora, come mai non hai fatto nessun featuring con altri rapper nell'album nuovo, ma ci sono solamente due piccoli insert del DJ Albertino e di Nicola Savino che fa Ramirez? Alessandro Bustarsizio fa le domande senza cognizione di causa, senza avere l'album, esatto. Perché dentro nell'album c'è un featuring con Jake La Furia dei Club Dogo, con un rapper emergente campione di click su YouTube che si chiama Cane Secco. Oh, e con... è un ragazzo di Roma, un ragazzino di Roma che spacca tutto, e poi c'è un ragazzo che si chiama Mistaman, un rapper che è in giro da tanto, che secondo me non ha mai ottenuto la popolarità che merita, quindi l'ho chiamato per... Grande, alzo la mano. Grande, lo conosci tu Mistaman? No, voglio farti una domanda a questo, su questo tema. Sì. Cioè, il fatto che tu sei diventato un artista di successo, immagino che comporti anche che i ragazzi giovani emergenti ti contattino. Tu hai mai pensato da grande, cioè fra poco, di diventare una sorta di talent scout, di produrre qualche altro tipo ragazzino? Santana. Cioè di fregarti i soldi degli altri. Riassumendo, capito? Finché credo che questo momento sia, discograficamente sia un momento di transizione. Aspetto di vedere cosa succede nei prossimi due anni, proprio a livello discografia mondiale, per capire che tipo di struttura aprire, ma sicuramente sì. Io ho già la mia etichetta che è la Willy Lorbo, per ora pubblico solo me stesso e sono coeditore del primo disco di Marrakesh, ad esempio, o del disco di Grido che è appena uscito, quindi già le mie cosine le sto facendo, ma sicuramente non voglio fare una sottoetichetta. Al momento che farò un'etichetta e tenterò di strappare gli artisti alle major. Bravo Ax. Grazie Alba. Cosa ne pensa Asper del suo disco? È il mio amico immaginario. Tu hai un amico immaginario? Sì, ne ho più di uno. Sì, ma si chiama Blasper. Ed è meglio che non parli. Vado avanti con le domande degli ascoltatori. Senti, il tour sta per partire, giusto? Yes, il 29 di settembre, prima data a Milano. All'Alcatraz, già sold out. E poi a seguire, vabbè, a Milano poi farò la replica anche il 18, Roma è andata sold out, anche Roma si sta aprendo la replica in questi giorni, e in più sarò a Pescara, Firenze, e poi andate su j-ax.it che ci sono tutte, che io ormai sono bollito, non mi ricordo più. Cazzo te ne frega. Comunque sono tipo 10-15, una roba così. Più invecchi e più sei figo. No, no, lo scrive qua. Ma gliel'hai detto tu? No, è Monica di Pio Sacco. Io ricordavo meglio. Più invecchi e meno te ne frega di come appare in pubblico. Quindi questo si chiama autostima e la gente risponde a questa cosa. Ma ecco perché il colonnello è vestito così. Sì, molto figo colonnello. Io sono più brutto o più bello di prima? Sei più bello. Senti, una cosa dicevo prima della puntata, che ci sono tanti rapper internazionali che per fare un disco molto in fretta prendono un successo pop che è andato, che sta andando, sì, mettono una ritmica sotto, virgola Pitbull, sì, poi ci sbattono sopra quattro rime, poi c'è la canzoncina famosa e fanno il disco. Ok. Beh, poi fa parte un po' anche della tradizione dei rapper italiani, un pochino. Sì, diciamo che è un concetto molto in voga negli anni 90, insomma, cioè si faceva, si fa ancora. Diciamo che ho questa impressione che ultimamente quelli che l'hanno fatto bene sono un po' di meno. Ci sono ancora degli esempi di pezzi rifatti molto belli. Ecco, ma di te, cioè, conosciamo soltanto i brani tuoi, quelli belli. Vabbè, ai tempi degli Articoli avevamo rifatto Aria, sì, di Gianni Belli, Marcella Bella. Erano pezzi ricercati, cioè tu non ti sei mai buttato sulle scontaterze. Vabbè, ma Aria non era una canzone sulle Sul mestiere.
sulle scurette, no? Sì, sì, sì. Io avrei voluto fare il lato B di Aria, che vediamo se tu esperto di quello. Allora, il lato B di Aria era Montagne Verdi. No? No. No, era un pezzo bellissimo che si chiamava Miao. E il ritornello sì? Marcella cantava. Lo so, ma il problema violentami, è... violentami. Ah, violentami, miau. Parababa. Allora. E poi pure lasciami perdere, vattene subito. Ciao. Questo sarebbe un pezzo che J-Ax può rifare. Basta, Ax. Ha detto Asper, se la puoi smettere. Ma ti tiro fuori le chicche di musica italiana. Volevamo fare un esperimento. Esatto, noi abbiamo selezionato un pezzo estremamente popolare. Sì. Con delle caratteristiche che però, diciamo, sono un po' particolari. Mi avete dato 5 minuti, ho scritto due cagate qui. E ho fatto questa base, diciamo, su una famosa canzone di Branduardi. Ora noi la mettiamo e vediamo se riusciamo a fare questo esperimento in diretta, cioè un testo in diretta sulla Pulce d'acqua. Cioè ci ha chiamato proprio Branduardi, sì, nessuno ha mai fatto un rap su una mia canzone. Perché è offeso. Anche pianto. Sì, noi la mettiamo e vediamo cosa viene fuori. Ok. Proviamo, vai. Oddio. Ma io dovrei iniziare a rappare qua. Sì, ti devi presentare un po'. Aspetta un momento. Ma poi c'è il ritornello, ci sono rimasto qua. J-Ax, Scanaway. Quando inizio, ditemelo. Aspetta, il ritornello. Oh mamma mia. Vai, che dico, io la Pulce d'acqua non so da te. Ok, qua adesso mi do l'intro, cioè tipo Alba, eri meglio prima quando dicevi piace o non ce ne frega niente. We don't give a fuck. We don't give a fuck. Ok, yeah. È la Pulce che oggi hai trovato negli slip e ora tu sei malato. Ti sei ubriacato in discoteca e poi portato a casa una ciofega. Sono da Alba e presento il mio disco in Italia. J-Ax è presente di fisso, sera sull'au, sul metal, sul liscio. Rimango buono come Jessica Rizzo. Alba rimedio prima o no? J-Ax solamente rap and roll. E chiedo scusa a Branduardi, ma è tutta colpa di sti bastardi.